Bello. Siamo con Alessandro Di Benedetto, l'unico italiano alla partenza del Vendée Globe. Alessandro, ti saresti mai immaginato di un giorno essere qui alla partenza? Sì, perché l'ho preparato, quindi sono io che ho deciso. È stato facile cercare uno sponsor, una barca? No, non è stato semplice, è stata un'occasione unica con il mio sponsor che è qui, che è di DNA, signor Team Plastic, che è al rientro del mio giro del mondo con 650, ha offerto delle bottiglie di champagne sulla tavolata che c'era alle Sable d'Olonne, ci siamo richiamati ed eccoci qui a partecipare a questa fantastica avventura del Vendée Globe. Team Plastic dà il nome alla barca, abbiamo tante altre partecipazioni e a breve, fra poco più di 2 giorni, via. Senti, cosa ti porti dietro dall'esperienza del tuo primo giro del mondo con la barca di 6,5 metri? Tante cose, un bagaglio di esperienza, scusando la ripetizione del bisticcio di parole, e l'aver navigato alle basse latitudini attorno all'Antartide, e quindi con tutto quello che ciò comporta, quindi insomma a livello di mute, vettovaglie, viveri, protezione del corpo in ambiente ostile, navigazione estrema, questo è quello, il bagaglio comunque di esperienza che porterò dietro con me, che è stato fondamentale. Senti, molti dicono che già partecipare, prendere il via del Vendée è un successo. È un'avventura. Certo. Che risultato ti aspetti o ti auguri? Allora, io spero di completare, su questo sto mirando, insomma, sto puntando a completare questa regata e poi fare il miglior piazzamento possibile. E di sicuro possiamo provare a essere i primi con sul podio delle chiglie fisse, perché abbiamo una chiglia fissa, e poi comunque, a parte lo scherzo, cercherò di fare del mio meglio e fare la migliore performance possibile, ben sapendo che la barca sulla carta è la meno rapida. Senti, come ti sei preparato fisicamente alla regata? Mi preparo tutti i giorni lavorando intensamente alla barca. Va bene, navigando. Grazie mille Alessandro. Grazie a voi.